niente. Animatori, freeze! Solo i bambini, stop freeze! Insieme con i ragazzi, che si chiama appunto attività di oratorio estiva, ed è un momento quindi di formazione, più che una semplice manifestazione, è un impegno di attenzione, di dialogo con i ragazzi perché possano crescere in maniera gioiosa, amichevole e riflettendo su tanti elementi che sono poi importanti per la nostra vita. Siamo giunti alla terza edizione del campo estivo parrocchiale, ancora una volta con spirito di collaborazione e di servizio ci siamo impegnati per far passare a questi nostri ragazzi un'estate diversa e anche in questo tempo estivo di riposo lanciare un messaggio importante, quello di costruire vere relazioni con Dio e soprattutto tra di noi. Colgo anche l'occasione per ringraziare ancora una volta tutti gli animatori, i collaboratori e soprattutto i ragazzi che sono i protagonisti di questo campo estivo, e anche un grazie per la fiducia che i loro genitori danno a noi e alla nostra comunità. Immaginavo per esempio, non so, nella casa di Nazareth dove poteva essere la cucina. Beh, sicuramente era piano terra, perché la casa di Nazareth non aveva piani superiori, aveva soltanto il piano terra, e come tante case di quel tempo. Però la casa a piano terra ha un significato molto importante, perché è tutta l'umanità che tutto sommato vive nella realtà della terra. E in questa realtà della terra è venuto a vivere Gesù. E quando è venuto a vivere Gesù, allora tutto si è trasformato, tutto è cambiato. Anche la capanna di Betlemme era a piano terra, vero? Sicuro? Poi era a primo piano? No, piano terra. Piano terra. Allora, ecco che il piano terra è questa realtà, avete in questi giorni immagino un po' più volte incontrato, più volte ci avete pensato, questa realtà della vita del mondo in cui è venuto a vivere il Signore Gesù insieme con noi. L'anno scorso, vi ricordate, il tema era Everybody, vero? Vero, che sarebbe praticamente il corpo, il nostro corpo, che è una cosa che funziona per fortuna, vero? E però è anche un mistero. Perché un mistero? Cosa vuol dire un mistero? Un mistero è una cosa che noi facciamo fatica a capire perché è tanto grande. Ora pensate tutti i pezzi che stanno nel nostro corpo, no? Dal cuore allo stomaco, ai polmoni, al cervello. Voi come state al cervello? Bene, sì, tutto funziona perfettamente. E no, perché sa, alle volte capita sempre che qualcuno ha bisogno di una regolata, bisogna un po' avvitare qualche bullone, qualche cosa, insomma. Allora, tutti questi elementi che funzionano così bene, funzionano perfettamente, tutto questo è un gran bel mistero, il mistero della vita. E allora ecco che lo sviluppo quest'anno è stato quello di dire: il Signore ci ha chiamati a vivere su questa terra, e ci ha chiamati a vivere su questa terra come in una grande casa in cui lui pure viene ad abitare. E poi Don Evaristo vi ha ricordato una cosa importante,
che questa frase così bella, così intensa, venne ad abitare in mezzo a noi, l'ha detta proprio l'evangelista Giovanni, è vero, il patrono della vostra comunità. Benissimo, allora viene un ospite a casa, che cosa si fa? Si accoglie, vero? Si apre la porta. Poi cosa si fa? Si saluta, buongiorno, come state? Poi? Si accomodi, prego, no? Lo facciamo accomodare dove? Dove? Nel salone. E poi cosa si fa? Si offre. Che cosa si offre? Vediamo. Biscotti. L'acqua, il tè, il caffè. Allora facciamo una cosa, io volevo offrire un caffè, lo volete? Sì. Lo prendete voi il caffè? Sì. Oh, non fatevi vedere dai genitori però, va bene? I genitori sanno che voi bevete acqua oppure tè, arrangiata. Va bene, allora... Io mi devo accomodare perché il caffè si prende seduti, comodi, vero? Allora facciamo una prova, vediamo un bicchierino. A questo punto giriamo e nel frattempo si sorride, sorridiamo a quelli che stanno vicino, giriamo il caffè e poi finalmente lo passiamo. Prendiamo il caffè e no, non si beve subito. Prima bisogna sentire il profumo. No, non tutta una volta. Poi finiamo e... Ah. Com'era il caffè? Buono, ringraziate Don Evaristo. Accanto a noi è